Ciao ragazzi, benvenuti nel mio laboratorio, qua a Pistoia, in Toscana. Io sono Samuele e sono il fondatore e il tuttofare di Stenopeica, fotocamere ed accessori per il grande formato. Oggi però non parliamo di grande formato, bensì di fotografia istantanea. Infatti, anche voi, come me, sarete sicuramente rimasti abbastanza scioccati dalla notizia della dismissione delle pellicole Fuji FP100C. Questo cosa comporta? Comporta sicuramente che un sacco di fotocamere e accessori che accettano le pellicole Type 100, come può essere questo dorso 504, sono destinati all'oblio. Bene, allora, io e l'amico Alan Marcheselli del My Instant Life di Maranello vi siamo venuti incontro e abbiamo trovato la soluzione per salvare le vostre fotocamere e accessori per le pellicole Type 100. Andiamo subito da Alan a Maranello. Eccoci qui, Samuele Piccoli, Stenopeica, Alan Marcheselli, My Instant Life, e si parlava di fotografia istantanea, di pellicole peel apart Type 100. Come dicevo, Fuji non produce più quel tipo di pellicola, gli ultimi materiali scadranno nel 2018. Polaroid Originals, tramite il suo CEO, ha fatto sapere che non ha intenzione in tempi brevi di intervenire in questa fetta di mercato, e a noi è venuta una bella idea, presumibilmente, per mantenere in vita le vostre fotocamere, per darvi la possibilità ancora dello scatto unico e soprattutto di pezzi veramente meravigliosi. Qui davanti vedete un piccolo esempio di fotocamere Type 100, da una normale lens 220 a una reporter, a una completamente manuale che può corrispondere a una 180, a una 190. Bene, tutte le fotocamere che vedete qui presenti sono state convertite senza nessunissimo tipo di intervento sulla fotocamera, quindi la vostra fotocamera non viene toccata al colloidio umido o al tintype, ok? Infatti siamo qui apposta per farvi vedere giusto un paio di cose. La cosa fondamentale è che, appunto, utilizzando le caratteristiche naturali della vostra fotocamera potrete produrre lastre in vetro o in alluminio con colloidio umido direttamente con la vostra Polaroid. Bene, adesso Samuele vi farà vedere alcuni giochi che abbiamo fatto per testare la nostra idea, e vi aspettiamo presto all'Open Day per presentare il nostro progetto Team Team. A presto! Ciao! Ciao!